cielo si sente la sua terra di molti barro da per la cara verso il mare e come vive l'incanto fuori fai ci passi qui in vita si sciaria e tu sai la cessa sia e non ci lavora ti riguarda. Buon pomeriggio a tutti, ben trovati, grazie di essere qui, grazie di aver accettato il nostro invito, il invito di Sud, il Chiama Nord, a ritrovarci per insieme programmare quelle che saranno le prossime attività del nostro partito. Ringrazio tutti i deputati regionali, tutti i componenti della giunta esecutiva di Sud e Chiama Nord. Voglio subito aprire i lavori di questo importante appuntamento che chiama a raccolta tutti i tesserati di Sud e Chiama Nord delle varie province siciliane tracciare insieme quelli che saranno i prossimi obiettivi. Quindi voglio iniziare subito i lavori e do la parola al nostro presidente, al presidente di Sud Chiama Nord, l'onorevole Ismaele Lavardera. Grazie Elena, grazie a tutti voi, buon pomeriggio, un caro saluto a tutte le rappresentanze di tutta la regione. Siete da ogni parte della Sicilia, voglio ringraziarvi perché oggi è lunedì e quindi vedere questa sala piena, nonostante sia un giorno lavorativo, è un bel colpo d'occhio. Un caro saluto ai colleghi deputati, un caro saluto a tutti gli amministratori, ai sindaci, a quelli che ci sono sin dal primo momento, perché le facce che vedo sono le facce dei nostri amici che ci seguono sin dal primo momento. E io ribadisco sempre, senza troppi giri di parole, che noi siamo stati eletti al Parlamento grazie al vostro sostegno, grazie al vostro aiuto, grazie alle singole candidature di cuore che avete espresso alle scorse regionali. E noi stiamo provando a portare avanti un messaggio, un percorso che è complesso, che è difficile. Però voglio ribadire da questa sede, senza troppi giri di parole, perché mi piace essere sempre sincero, schietto, e senza nessun tipo di dietrologia, abbiamo necessità di non ripartire, perché io credo che in questa assemblea, in questo partito non ci siamo mai fermati. Abbiamo necessità invece di tracciare un percorso chiaro, preciso, puntuale, che veda tutti quanti voi protagonisti di una strategia che non veda in prima linea soltanto i deputati, perché credeteci, noi possiamo lavorare e fare bene il nostro lavoro come finalizzatori di una squadra se abbiamo risposte dai territori, se i territori ci danno delle indicazioni su come operare. Noi preghiamo di avere da voi un input concreto ogni giorno per cercare di portare al Parlamento siciliano delle istanze che sono figlie dei territori. Molti dicono: ma in questo anno cosa si è fatto? Questo anno abbiamo preso possesso di un posto che è ancora vetusto, che è ancora figlio di logiche che sono sempre le stesse, e per quanto mi riguarda oggi noi vogliamo tracciare un percorso che vede su Chiama Nord, se qualcuno se lo fosse dimenticato è bene ricordarcelo e ricordarselo, come ancora primo partito in Sicilia. Noi abbiamo una grande eredità che ci è pur toccata, diceva il salmista Davide, quando parlava dicendo una grande eredità ci è pur toccata. Ma questa eredità, amici di Sud Chiama Nord, non dobbiamo e non possiamo permetterci di disperderla. E quindi il nostro leader Gaetano De Luca oggi ci ha chiamato a raccolta per dire due cose sostanzialmente, lui dirà meglio di me, che noi siamo vivi, che quelli che dicono e pensano che ci possono essere degli scossoni di soggetti che hanno fatto altre strade sono problemi di quei soggetti che hanno fatto altre strade. Noi siamo dalla stessa parte che avete lasciato qui, abbiamo un percorso da portare avanti e da portare, e non ci possiamo permettere minimamente di guardare dall'altra faccia. Abbiamo un percorso
iniziare a fare delle cose simultanee in modo che nessuno, chiedo per favore silenzio anche da questa parte sinistra se non ci confondiamo, in modo che nessuno abbia e faccia fughe in avanti. È importante iniziare a radicarci, è importante parlare per nome e per conto del partito quando si è autorizzati a parlare per nome e per conto del partito, è importante muoverci in una direzione esatta e precisa, perché abbiamo una grande responsabilità. E lo dico qua pubblicamente, Catero, tu hai una colpa, te lo dico qua davanti agli amici che non posso non dirtelo, hai una grande colpa, quello che lavori troppo. E forse proprio perché lavori troppo, inevitabilmente qualcuno ha detto: ma come siamo, dove siamo, dobbiamo partire. Io posso garantire una cosa, che per come si stanno mettendo le cose a livello regionale, questo governo non durerà per 5 anni e dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere pronti, perché al prossimo giro non ci saranno scusanti, abbiamo la possibilità di scrivere un pezzo di storia. E a chi se n'è andato in altri viti, non sa cosa si è perso, si morderà le dita e dirà: ci potevo anche essere io protagonista del cambiamento e sono andato in un altro posto. Se voi siete qui oggi è perché insieme ancora possiamo scrivere una nuova storia di questa terra, che non può passare da Catero De Luca presidente della regione. Bravo! I colleghi, i giornalisti, un saluto e un abbraccio. Ah, ma forse ci saranno altri soggetti che lasceranno il partito, deputati di qua, deputati di là. Noi ormai ci siamo contati al nostro interno, abbiamo visto quelli che siamo, abbiamo visto anche chi ha fatto altri percorsi, chi amava la Sicilia e amava i territori ha pensato bene di spendersi, a chi i territori li ha frustrati e bruciati come sempre come la rete di Salvini. Quali altre scelte facciamo? Il nostro gruppo parlamentare che è qui, a cui va un grande applauso, è unito, compatto, coeso, ci siamo, e oggi abbiamo tracciato la strada che vede il nuovo capogruppo, l'onorevole Matteo Sciocco, a cui dà un forte applauso e abbraccio di questa assemblea, per dire che questa squadra, con tutto il rispetto, lo dico in francese, mi taccio, ci sta facendo ballare a samba a maggioranza, non so se mi spiego, no, un'altra terra. Cioè, lo spiego è molto semplice, cioè noi siamo l'unica vera forza di opposizione dentro quel Parlamento, l'unica forza di opposizione credibile che sta cominciando a parlare di temi. Lo dico qua perché l'avete visto in questi giorni, lo ha fatto anche stamattina il nostro leader, stiamo affrontando senza se e senza mai i potenti di questa regione a mani nude. Ieri il buon Toto Cuffaro mi ha dedicato un intero poste di maledizione nei miei confronti, ma è stato per me una medaglia al titolo di valor civile, perché significa che sono dalla parte giusta. Abbiamo fatto degli errori, probabilmente sì, accade in tutti i partiti, dobbiamo essere come tutti noi, dobbiamo essere onesti intellettualmente con noi stessi. Ci sono commessi degli errori, abbiamo lasciato qualche presidio scoperto, probabilmente sì, ma non è la colpa di questo o di qualcun altro. Qui non siamo per trovare le colpe, qui siamo per rimetterci le mani e broccarci le maniche e ripartire da dove abbiamo lasciato questo percorso, cioè da quel risultato che ci vede come primo partito in Sicilia. E tutti quanti voi sarete, siete protagonisti di questa storia. Dobbiamo crederci prima noi stessi, perché se non ci crediamo, amici, ci faremo prendere da quella voglia, da quel senso di essere in qualche modo sempre scontenti. Gli amici la punta in zitta, chiamiamo Palermo, no? Li chiamiamo così a Palermo. Noi dobbiamo essere invece consapevoli degli errori, ma consapevoli che ancora oggi siamo l'unico partito che ha un leader credibile, con una storia credibile, che sta amministrando uno dei comuni più importanti della Sicilia per le Unite. E questo è il nostro caro luce in mezzo a tante capre politiche, come li chiama Catero De Luca, che cercano in qualche modo di fare spazio. Quindi noi ci siamo, Catero, ti rinnoviamo, io da presidente di questo partito, ma ovviamente scontato, come tutti noi, un pieno e totale senso di vicinanza rispetto al fatto che quando noi siamo entrati in quel palazzo non sapevamo come muoverci,
ci ha dato una mano a capirlo quel palazzo, a non essere infatuati da quel palazzo perché semplice può essere un sepolcro, e a camminare a schiena dritta perché abbiamo davanti praterie che solo insieme possiamo colmare. Da soli noi deputati non ce la facciamo, abbiamo bisogno di voi, e per questo da oggi parte una nuova storia. Grazie. Ismaele Lavardera, abbiamo nel frattempo passato un foglio in cui sono tracciati quelli che sono i prossimi appuntamenti di Sud Chiama Nord. Come vedete, insomma, è un calendario fitto di appuntamenti, un calendario che ci vedrà sul territorio per ricucire il rapporto con il territorio, per riprenderlo, per consolidarlo, perché noi, come ha detto Ismaele, proseguiamo un percorso che abbiamo avviato e che ci ha dato grandi soddisfazioni in quest'ultimo anno. Voglio adesso, prima di vedere insieme poi nel dettaglio il programma, proseguire con i nostri interventi, dare la parola alla nostra portavoce, la portavoce di Sud Chiama Nord, l'onorevole Laura Castelli. Grazie a tutti voi, è bellissimo vedervi tutti insieme. Con molti di voi in questi mesi abbiamo fatto anche le sfide più bizzarre e strane che sul Chiama Nord si era prefissato, quindi siamo reduci ma vivi e felici da questa esperienza Monza, della quale io personalmente sono molto contenta. Abbiamo ricucito il territorio, avevamo parlato mesi fa di tutto il resto d'Italia, incuriosito da Chiama Nord, cominciavano a nascere i primi gruppi. E devo dirvi una cosa, questo appuntamento di oggi è importantissimo per la Sicilia e per tutto Chiama Nord, ma è importante anche per chi ci guarda fuori dalla regione siciliana e cerca di capire che cosa succederà e come si costruisce questa forza politica. Noi stiamo andando avanti, stiamo coinvolgendo altre persone che in Chiama Nord vedono un progetto nuovo e che ha delle radici molto profonde, e quindi oltre ad essere stati a Monza siamo stati in Veneto, dove ci sono molte persone che non sono incuriosite ma ci vogliono mettere la faccia e la forza e ci stanno chiedendo diteci come fare. Nel prossimo mese saremo in Piemonte, in Liguria, anche lì delle grandi comunità ci hanno chiesto e ci stanno chiedendo di costruire insieme, e questo ha ragione del fatto che ecco, Cateno è uscito dalla Sicilia, forte e chiaro, e sul Chiama Nord comincia veramente a essere un progetto nel quale tante persone si rivedono e, oltre a seguire le dirette tutti i giorni, vogliono mettere la propria attività nel proprio comune, nella propria regione. Ecco, noi stiamo cercando di legarli tutti, stiamo cercando di portarli a conoscere intanto Cateno De Luca e tutta la comunità. E l'organizzazione è un punto molto importante, chi fa politica sa che a un certo punto va fatto, perché è quel che riesce a legare con un filo tante cose che se no vanno perse e non ci si può permettere di perdere i punti di riferimento quando si diventa grandi. E quindi io sono molto contenta perché sono sicura che sarà un lavoro a immagine e somiglianza di quello che questa comunità vuole costruire. E penso che i prossimi appuntamenti vanno ragionati anche in quest'ottica, cioè la grandezza è dove vogliamo andare, dove vogliamo arrivare. Anch'io penso che in questo momento la regione siciliana sia un po' vacillante, lo vedo, insomma Roma se ne chiacchiera molto, io ormai vivo a Roma, la stanno guardando tutti, perché ecco, è una situazione molto particolare, voi stessi vedete che cosa succede tutti i giorni. Ed è un po' lo specchio di quello che sta succedendo anche a livello nazionale, dove ecco, c'è una grande parte anche di persone, di popolo che vuole capire. Anche oggi ho letto le notizie della manovra di bilancio, ecco, questo è un momento storico nel quale chi fa delle scelte le fa sulla vita della gente, sulla testa della gente, e non se ne preoccupa, fa delle scelte che poi vanno a peggiorare la vita tutti i giorni di tutti noi. Stamattina ci siamo svegliati e abbiamo letto 450 milioni di taglio sul fondo della disabilità, ecco, una follia, per farvi un esempio. Quindi nel mentre che costruiamo la rete che deve portare avanti sul Chiama Nord, principalmente in Sicilia, guardiamo sempre che cosa sta succedendo, perché le persone poi vogliono delle risposte, e quando vedono una forza che cresce come questa,
la guardano e dicono chissà se loro farebbero diversamente, e noi dobbiamo dirlo, noi facciamo diversamente, tutte le persone elette sul piano nord lo fanno già tutti i giorni, nei comuni, nelle regioni, anche io voglio ringraziare tutti gli eletti perché si fa veramente un lavoro molto molto importante che sta arrivando ovunque, quindi il mio grazie intanto personale anche a tutta la giunta esecutiva di sul piano nord per aver scelto io ne possa far parte, e ringrazio davvero personalmente Caterina e tutte le persone che fanno parte, grazie. Io dico solo che quando credo nelle cose ci sto, quindi mi vedrete, chiamatemi, sentiamoci, insomma ci sono H24, sono attivata così, per cui grazie, io vi ringrazio davvero, non è passato neanche un anno da quando sono entrata in questa famiglia e veramente vi ringrazio perché credo che camminerà molto lontano, non era scontato, lo voglio dire, e io ci metto tutto quello che posso. Andiamo avanti perché veramente tutto il resto d'Italia sta guardando questo momento importante e si chiede quando venite a casa mia a fare una lista, ecco, e noi rispondiamo comincia a farla tu, no? Perché appunto la giunta esecutiva di Sud Chiamano ad oggi ne ha determinato l'ingresso ufficiale quale componente della giunta esecutiva, quindi complimenti e ben arrivata anche in questo nuovo ruolo. Adesso do la parola al nostro coordinatore regionale, l'onorevole Danilo Giudice. Grazie Valeria, buon pomeriggio a tutti. Ma l'avete sentito voi anche sicuramente dire in giro, qualcuno dice che eravamo depressi, ma se questa è la risposta alla nostra depressione, una sala piena, parte di amici, parte di amministratori, parte di gente che non vuole fare una vita, una prima amministrazione, e questa è la risposta a chi ovviamente nel momento in cui accade 1/2 eventi di cui parleremo brevemente pensa di poter dire a Sud Chiamanol, a Cademo De Luca, è iniziata la discesa. Guardate, non è iniziata nessuna discesa, voi lo sapete anche abbastanza bene. Queste persone purtroppo che fanno politica da tanti anni e la fanno alla vecchia maniera pensano sempre alla logica dei soldatini. E quindi se il numero di soldatini diminuisce, allora in conseguenza di ciò il movimento diminuisce. Noi non abbiamo mai avuto la logica dei soldatini, noi abbiamo sempre avuto la logica della gente, del popolo, di chi veramente conosce vive il territorio, di chi veramente ci ha consentito di raggiungere risultati importanti. E se qualcuno per qualunque motivo, o meglio mi permetto di dire senza alcun motivo, ha deciso di prendere altre strade, ma faccia pure, noi non abbiamo bisogno di gente che ancora deve andare alla controllo. Questo non c'è dubbio, perché è chiaro che nel momento in cui a livello nazionale la mia amica Daphne Musolino decide di prendere altre strade senza dire niente a nessuno, è chiaro che alla base di questo non c'è un ragionamento politico che riguarda il territorio, c'è un ragionamento di opportunità personale che a noi non piace, e noi non piace, perché noi tutti, nessuno escluso, fin dalle europee abbiamo versato lacrime di sangue per dare aiuto e sostegno a chi ritenevamo essere persona di fiducia, cosa che non è stata. E per carità, questo sicuramente noi che siamo la parte, la classe dirigente, abbiamo le nostre colpe. Io ne ho una in primis che Cateno disse in occasione di una diretta, quando Cateno mi chiese di candidarmi alle nazionali, io gli dissi di no, non perché non mi faceva piacere rappresentare il movimento a livello nazionale, ma perché il mio desiderio era quello di rimanere alla regione, il mio desiderio era quello di rifare il parlamentare regionale. E perché avendo tanti amici amministratori vicino a me, credevo che fosse più giusto che qualcun altro occupasse quel posto. Io dissi no a Cateno, mi candidai in quella regionale, il resto della storia lo conoscete, Daphne venne scelta per candidarsi al Senato e Francesco Gallo per candidarsi alla Camera. Io ero sereno perché
al posto mio non c'erano due sconosciuti, c'erano due persone che fanno parte e facevano parte della famiglia. Uno è Francesco Gallo, che porta il suo saluto, ci siamo sentiti poco fa in occasione della giunta regionale, che non è qui per impegni lavorativi su Roma, e facciamo un applauso. Fondamentale della famiglia di Sicilia Verde. Daphne ha deciso di prendere altre strade. Questo non significa che, per carità, ha fatto bene o ha fatto male. Io non voglio giudicare nessuno, nessuno di noi è deputato a giudicare il Monti, è deputato a giudicare le azioni che ognuno di noi fa, però sicuramente il nostro popolo, la grande famiglia di Sud Chiamanotti di Sicilia Verde, è stata tradita da questo comportamento. Cinematica. Abbiamo fatto un anno di rodaggio importante all'interno del Parlamento siciliano e ovviamente alla Camera e ovviamente anche al Senato, ma il nostro percorso deve proseguire con un radicamento su un territorio importante. Con molti di voi ci siamo sentiti, molti di voi volutamente non li ho chiamati. Qualcuno dice, mi ha chiamato e mi ha detto, ma c'è l'assemblea Enna, non ho ricevuto neanche una telefonata. Ragazzi, questa logica la dobbiamo cambiare. Non posso io stare a chiamare tutti, lo farei con tutto il cuore, ma non ho, e io per tutto questo tempo, abbiamo creato una rete e un sistema dove tutte le persone iscritte ricevono il messaggio, tutte le persone iscritte ricevono la mail, ognuno di voi che partecipa attivamente a quella che è la vita politica amministrativa di Sud Chiamo Nord è sempre comunque informato, e quindi anche questa logica deve essere modificata. Come vi ho detto sempre, che anche la logica di avere Cateno in tutto e per tutto sempre presente non è possibile. Questo non significa che Cateno non vuole fare, non vuole essere presente al 100%, non nei territori, a casa di ognuno di voi. Ma è chiaro che noi oggi dobbiamo capire quella che è la dimensione dove stiamo andando. Ed è chiaro che Cateno deve essere utilizzato per quella che anche, come diceva bene Laura, la dimensione nazionale dove sta facendo un lavoro incessante. Nonostante ciò abbiamo programmato una serie di incontri che faremo sul territorio che vi sono stati distribuiti, sarà quella l'occasione per confrontarci in merito a quelle che sono le problematiche territoriali, sarà quella l'occasione anche per confrontarci in merito a quelle che sono le adesioni di consiglieri, di assessori, di gente che ci osserva da tanto tempo e che vuole far parte della nostra famiglia. Ecco, su questo noi dobbiamo essere bravi, ma soprattutto dobbiamo essere bravi sul tesseramento, sull'iscrizione. Io non posso ancora sentirmi dire, ma io voglio fare il coordinatore provinciale, ma io voglio fare il coordinatore nazionale, ma io voglio fare il coordinatore regionale. Noi abbiamo delle regole che valgono per tutti, dove ognuno di voi è nelle condizioni, in funzione di quelle regole che ci siamo dati, e di cui vi parlerà anche Cateno tra poco, ha la possibilità di fare un percorso. Io non sono diventato coordinatore regionale perché sono amico, delfino o figlioccio di Cateno De Luca. Io, mi perdonino le signore, mi sono spaccato il culo, non mi ha regalato niente nessuno. Io credevo manifesto. Ognuno di noi, prima di pensare a quello che vuole fare, deve chiedersi cosa ha dato a questo movimento. Sicuramente tanti di voi hanno dato e continueranno a dare tanto, ma la militanza, il sacrificio, l'impegno, la passione, la determinazione devono essere quelli cardini che muovono la nostra passione, perché altrimenti saremo una brutta copia di tutti gli altri movimenti politici in cui amici e parenti diventano Dio, e non è questo il tema. Noi siamo chiamati a lavorare per il territorio, a sacrificarci per il territorio e a portare risultati per il territorio. Ecco, se noi siamo bravi a fare questo, invece spesso di dover io dirimere liti all'interno della stessa comunità perché quello è più bello di quello o perché quello è più bravo di quello. Non me le fate fare queste cose, non me le fate fare queste cose, perché se siamo quattro non dobbiamo avere la capacità di diventare due perché due li dobbiamo mettere da parte. Se siamo quattro dobbiamo avere la capacità di diventare otto, di diventare dieci, di diventare venti, di crescere veramente. Se vogliamo raggiungere quell'obiettivo di cui tutti parliamo, che è uno solo, eleggere Cateno De Luca presidente della regione Sicilia. Questo deve essere il nostro programma. E anche il nostro programma
sono felice di vederlo qui, che è il vice sindaco di Siracusa, il mio amico Eddie Pandiera, che è qui, con il quale abbiamo iniziato un'interlocuzione da tanti anni, e quella che è l'amicizia che ci lega, e qui insieme ad altri consiglieri comunali di Siracusa che saluto affettuosamente, ed è bello vederlo qui, perché lui è stato assessore regionale, ha avuto ruoli importanti ed è riuscito negli anni sicuramente a dimostrare quella che è la sua valenza sul territorio. Ma la sua presenza qui oggi è importante perché lui non ha mai perso di vista quello che è l'obiettivo, la gente, il popolo, le persone, lavorare quotidianamente per dare risposte alla comunità. Lui è animato dallo stesso spirito che anima il nostro movimento. E quindi averti qui oggi è un onore, è un piacere e sono sicuro che insieme siamo letti, insieme alla nostra grande famiglia, per una grande faccio ai consiglieri, agli assessori, ai sindaci che abbiamo eletto nella scorsa tornata elettorale, non c'è stata occasione perché noi abbiamo finito una e l'abbiamo iniziata un'altra, a voi un grande applauso per quello che avete fatto e per quello che farete. Agli amici di Siracusa, agli altri amici di tutti gli altri comuni, agli altri sindaci che abbiamo eletto. Siamo nelle condizioni di poter fare la storia in questa terra di Sicilia. Non dipende da avere contenuto. Non dipende da Danilo Lo Giudice, da Ismaele, non dipende da tutta la deputazione, dipende da ognuno di voi. Se questa storia la vogliamo scrivere e la vogliamo scrivere bene, ognuno di voi è chiamato a fare la propria parte e sono certo che se ne farà gran cosa. Grazie, viva il canale! Nel suo intervento che ci ricorda cosa ci spinge oggi ad essere tutti qui, cosa ci spinge ogni giorno a lavorare duramente per portare avanti e concretizzare il nostro progetto, un progetto che va avanti in maniera forte, in maniera decisa e lo fa grazie al nostro leader, grazie al leader di Sud di Chiama Nord, Cadeno De Luca. Buonasera, grazie popolo di Sud Chiama Nord per questa festa. È stata una chiamata informale e soprattutto senza particolari elementi che potevano riguardare anche gli impegni di ciascuno di voi, un lavoro lavorativo. Tanti amici mi hanno scritto che avevano altri impegni, ovviamente vi ringrazio anche per il messaggio, è ovvio che non è possibile ogni volta concordare una data che possa andare bene per tutti i 500.000 sostenitori che hanno intenzione di partecipare a una assemblea che è stata stabilita neanche 5 giorni fa e che era necessaria in vista di quella che è l'organizzazione del Movimento Sud Chiama Nord, che ricordo a me stesso è nato il 25 giugno del 2022. Questo ci tengo a sottolinearlo perché noi non abbiamo la responsabilità di aver stuprato questa terra, e lo voglio dire all'inizio questo mio intervento, perché se questa terra fosse stata messa nelle condizioni
di esprimere le sue potenzialità e ciò che con Dio gli ha donato. Dico con molta onestà, avrei destinato il mio tempo a fare ben altro, ma quello che mi fa rabbia è che ancora gli stessi personaggi che sono i responsabili dello stupro della nostra terra degli ultimi 40 anni ancora pretendono di voler spremere l'ultima goccia di sangue che c'è rimasta, continuando a tentare di essere protagonisti della storia politica della storia. Questo io non lo posso accettare, perché se ci fossero stati altri più bravi ci saremmo anche accodati, avremmo cercato di imparare il mestiere e magari un giorno essere i protagonisti sulla scia, i maestri di vita prima che maestri di politica. Purtroppo non è così. E noi abbiamo fatto una scelta in tempi non sospetti di iniziare la traversata nel deserto. E la portiamo avanti, sapendo anche che qualcuno o qualcuna non aspetterà neanche una volta che canti il gallo per tradirci. Questo è purtroppo la parte della miserabilità umana e di un'altra pubblica che tra di voi di questa sera e gli altri di coloro che la vostra sempre il nemico. E come si dice in gergo, se non c'è ce lo dobbiamo inventare, perché abbiamo bisogno di giustificare l'ingiustificabile. Dopo l'esperienza esaltante, storica, del 25 di settembre scorso, che ha aperto un varco che non ha precedenti nella storia politica della Sicilia. Mai, e dico mai, un movimento autenticamente autonomista, civico, fuori dagli schieramenti e senza lobby né ufficiali né alle spalle, è riuscito a fare un risultato così eclatante che solo le sondee ha frenato rispetto a quello che era ormai una pulsione sempre più forte che il popolo siciliano indirizzava nei nostri confronti. Siamo il primo partito in Sicilia, perché i siciliani vogliono continuare a sperare che questa terra possa partorire un reale cambiamento. Noi non facciamo parte degli autonomisti a Palermo e dei bagnottisti a Roma. E il mio amico Raffaele Lombardo, che aveva preso l'impegno di andare a coltivare arance, il mio amico Raffaele Lombardo, glielo dico con rispetto, non può continuare a parlare di autonomia dopo che abbiamo fondato l'MPA, dopo che abbiamo tutti quanti sperato in un governo realmente autonomista, dopo che siamo stati venduti al peggior centralismo romano, dopo che si è venduti i cari autonomisti, tanto il perfetto con il
questa è una bestemmia della sua bocca. E lo vediamo anche ora, pur di qualche stramuttino in più a Palermo. L'accordo non con la Lega, magari fosse con la Lega. Come la prima volta. E questo mi ricordava Bossi qualche mese fa quando ci siamo visti. Qua stiamo parlando del derivato dei derivati. Stiamo parlando di un leader politico che quando, caro Carmelo Monte, a settembre 2006 noi organizzavamo come MPA la manifestazione a Roma per il corridoio Berlino-Palermo che contemplava all'interno l'alta velocità da Salerno a Villa San Giovanni, il ponte sullo stretto di Messina, la sostituzione della monorotaia dei Borboni che ancora abbiamo in Sicilia e quindi il collegamento con Messina-Palermo, e quindi ci battavamo per avere da parte della Unione Europea il riconoscimento di corridoio strategico come gli altri, e l'abbiamo allora ottenuto. Lui allora incideva brani, il suo brano preferito, quello di Matteo Salvini, era quello di incitare il Vesuvio, quello di incitare l'Etna affinché con una grande eruzione bruciava i siciliani e i napoletani. Ancora trovate su YouTube il Salvini che, come lo trovate ballare, offende anche il bimbo minchia, che incitano e incitano e vogliono e ballano su queste incitazioni. Noi allora ci battavamo per il corridoio Berlino-Palermo e lui fino al 2017 ha sempre sostenuto che spendere qualche miliardo per fare un ponte sullo stretto di Messina sarebbe un'offesa ai siciliani che ancora hanno i treni che vanno, non mi ricordo a che cosa, a Carbone, non mi ricordo, poi in base all'intervista sparavano a migliaia. Questo era. E io ora, e lo devo dire anche agli amici pontisti di Messina, che dico no al ponte di Matteo Verdini, che dico no al ponte sullo stretto di Messina realizzato con i fondi di sviluppo e coesione che servono per le scuole, per le strade, per le ferrovie, per le riqualificazioni urbane, per la sicurezza, per la mitigazione del rischio geologico, a quello servono, e quindi dico no a scippare quei soldi solo perché dobbiamo fare il rito della posa della prima pietra, che sarebbe la 15ª volta che avviene nella storia del ponte sullo stretto di Messina, perché probabilmente dobbiamo chiudere qualche bel contenzioso con qualche lobby che ha fame. Dopodiché che non ci sono i soldi per fare il ponte, che non frega più a nessuno. E lo voglio dire proprio a chi in questo quadro mi accusa di aver cambiato idea, ma non abbiamo cambiato idea noi. Noi siamo sempre stati per il corridoio Berlino-Palermo. Noi del ponte sullo stretto di Messina, con i soldi sottratti a quegli elementi che servono e che sono fondamentali per cercare di attutire quel famoso divario di cui si parla, noi non siamo d'accordo.
perché ovviamente quando unisco due territori che hanno una povertà infrastrutturale, la povertà infrastrutturale più alta d'Europa, senza sottraendo le risorse per risolvere il divario, a cosa serve il ponte sullo Stretto di Messina? Solo perché, ribadisco, c'è un sistema di lobby che almeno deve arrivare a mettere la prima pietra, e così superiamo il miliardo speso in tanti anni solo per questo. E oggi qui il mio amico San Martino è incazzato. San Martino non sapeva dell'entrata di Raffaele Lombardo e dell'MPA nella Lega. Lo ha preso dalla stampa. Ma d'altronde abbiamo anche visto le provenienze costanti dell'amico San Martino, ed è ovvio che il tradimento ferisce, il tradimento ferisce. E tutto questo perché si sta verificando? Guardate come si stanno ricostruzionando i gattopardi siciliani, che sono poi quelli che ancora sono in circolazione nonostante è da 40 anni che sono i titolari dello sfascio della Sicilia. Perché almeno avessimo avuto le ragioni per fare un monumento alla buona amministrazione, un monumento al siciliano che ama la Sicilia, tanto di cappello. Ma così non è. Se noi ancora, dopo tanti soldi dell'Unione Europea, siamo il fanalino di coda dell'Unione Europea, vuol dire che chi ha gestito non l'ha saputo fare, o avrà gestito per le proprie tasche. Ma io non c'ero. Nessuno di voi ha avuto la responsabilità del governo in quelle fasi, nel senso di essere il presidente. Quei presidenti che hanno marcato il territorio e che hanno condizionato la metà degli anni Ottanta la politica siciliana sono anche gli stessi presidenti che hanno coperto un arco temporale importante. E con quale faccia oggi si sottraggono braccia all'agricoltura, quale aveva deciso il mio amico Raffaele Lombardo di destinare le sue, e pretendere di continuare a condizionare questa terra? A quale titolo si vuole pretendere questo? E che dire di Don Cuffaro? Noi, da buoni cristiani, avevamo creduto alla sua conversione. La vita tutti possiamo sbagliare, però sporcarsi con la mafia è un errore ed è un peccato che anche e soprattutto in questa terra anche un cristiano convinto come me difficilmente riesce a perdonare. E qui anche le vesti del buon samaritano, che ultimamente ha indossato rispetto al suo ritorno dall'esilio, al quale tutti quanti eravamo rimasti meravigliati. E l'esilio non sono le patrie galere, l'esilio era il Burundi, dove lui aveva deciso di dedicare la sua vita, probabilmente nella consapevolezza, e questa era degna di ammirazione, di dover rischiare più di qualche cosa. Rivederlo in circolazione
utilizzare Renato Schifani come un pupo stanco e ferito, e soprattutto vederlo fare il cecchino nei confronti del nostro presidente Ismaele La Barbiera, e non sentirgli dire né a lui né a Nucci che la mafia fa schifo e che i mafiosi fanno schifo. Cerca di rifarsi la virginità politica condividendo anche paradossalmente il post di Totò Cuffaro, con il quale ha avuto anche il conto di prendere un bel caffè a casa sua, visitato. E quello che è stato la vendetta Totò Cuffaro nei miei confronti l'ha avviata già da tempo, e ovviamente utilizzo ogni occasione non per traghettare presso di lui i nostri, anzi gli eletti dal popolo, gli eletti dal popolo. Basta che De Luca venga indebolito, va bene qualunque scelta dopo che ci si è presentati con la leva del peccato. Basta che questa forza politica, che oggi è diventata protagonista non solo della Sicilia, ma ha trovato un grande spazio nel cuore dei siciliani e delle siciliane, venga indebolito, venga fermato, venga mascariato. Io, caro Totò Cuffaro, te lo ribadisco, il mio sogno è sempre stato quello di riscattare la mia amata Sicilia, e non ci saranno Cuffaro e Raffaele Lombardo che al prossimo appuntamento ce lo impediranno. Il voto degli addetti ai lavori, il voto di coloro che ci hanno studiato in campagna elettorale, ci hanno ammirato, ci hanno offerto il caffè, ma non potevano mai pensare che questo percorso in solitario avrebbe raggiunto questo risultato eclatante. Noi abbiamo rotto l'incantesimo, ecco perché ora nessuno ci può fermare. Ed è ovvio che coloro che in questa terra sono stati condannati per loro meriti o demeriti o per meriti degli altri a stare all'opposizione, sappiano che questa è l'occasione per poter ribaltare
un sistema politico mafioso che ha infangato la nostra storia, che ha fatto scappare i nostri giovani e che purtroppo ripensa ancora di continuarci a tenere sotto straccio. Noi siamo per attuare la profezia sturziana. La Sicilia sopra i partiti, che poi è stata una fase della nostra storia e che oggi possiamo riprendere, ma non perché è una nostra decisione, lo ha deciso il popolo siciliano. Avete i giorni contati. Questo ormai è la conseguenza logica, e vi spiego perché. Ecco perché, come ha avuto modo di dire Ismaele, Danilo e Laura, noi l'abbiamo superata la fase dell'attraversata del deserto. Lo volete capire o no? Ora è giunto il nostro momento, ed è giunto anche il momento di tutti coloro che, pur di non sporcarsi, pur di non infangare la propria storia, hanno avuto il coraggio, la forza, la fede di non mangiare la mela del peccato, di rimanere all'opposizione. E allora oggi dico: il percorso lo facciamo assieme. Le regionali scorse sono state a tutti gli effetti una primaria democratica, dove ci siamo presentati ognuno con la propria storia, la propria ambizione e anche velleità. Ci siamo presentati separati. È risultato eclatante è stato proprio quello che è uscito dalle urne. Politica la somma non fa il totale, lo sappiamo, ma uomini e donne che si mettono assieme senza farsi condizionare da steccati ideologici per amore della propria terra, questo farà la differenza e farà il risultato straordinario. Questo ovviamente non riguarda solo il quadro siciliano, ma il quadro nazionale sarà fortemente condizionato da quest'estate. Voglio solo darvi qualche elemento di riflessione, perché io quando parlo lo faccio con elementi incontestabili. Se andate a guardare i collegi uninominali della Sicilia, sono tutti del centro-destra.
tranne tre. Due li abbiamo conquistati noi a Messina. Prima volta che una lista civica nella storia di questo sistema elettorale riesce ad imporsi alle forze politiche e ai poli nazionali. Se questo miracolo è riuscito è perché qualcuno ha avuto un intuito di lanciare rispetto al piatto di lenticchie avvelenato che mi era stato proposto da Matteo Renzi a fine luglio del 2022 nel far l'accordo nazionale con Italia Viva, proponendomi i capilista proporzionale e io ribadendo che quello che lui mi offriva falsamente, perché poi quando sono uscito da lì è entrato Pizzarotti, Pizzarotti ha accettato e Pizzarotti è rimasto fottuto. Infatti questa è la storia. E io ho detto no, detto quello che tu ci offri noi ce lo conquistiamo con consenso, e così è stato. E non abbiamo raggiunto il 20% al Senato perché i primi siamo stati noi a non credere a quella che era ormai una forza, una pulsione che si andava sempre di più riscontrandosi negli ultimi giorni di campagna elettorale. Ebbene, noi oggi siamo coloro che possono ribaltare in ogni collegio uninominale il risultato del 25 di settembre scorso. E quindi anche quella che è all'orizzonte il nostro desiderio di realizzare alla Camera e al Senato un gruppo di autentici autonomisti si può attivare. È ovvio che questo significa che coloro che hanno la necessità di un risultato in Sicilia che sia in totale controtendenza rispetto all'ultimo dato devono accettare che in Sicilia né per la presidenza della regione né per i singoli collegi binominali o si fa un accordo tra persone per bene con Chiara Nord o rimangono a casa. Ecco cosa significa essere autonomi e con le mani libere. Non abbiamo cambiato in bianco con nessuno. Noi per esistere, voi colleghi amministratori, colleghi deputati, sindaci, consiglieri comunali, esistete perché siete la volontà genuina, autentica del popolo, del popolo popolare. Non siete figli di noi, non avete cambiato con nessuno. Ecco perché avete le caratteristiche che sono indispensabili per questo grande progetto. Che in un panorama stagnante è un progetto rivoluzionario, certo. E questo progetto deve portarci oltre quelli che sono stati da parte di ciascuno di noi storie politiche. Perché queste storie politiche
che anche strumentalmente hanno creato steccati, soprattutto in occasione di certe competizioni, ci hanno reso corresponsabili dello sfascio di questa terra, e noi non possiamo permetterci né di essere omertosi né di essere corresponsabili dello sfascio della nostra terra. Ecco perché bisogna avere la capacità di fare uno scatto avanti e organizzarci. In questo quadro dobbiamo partire da alcune riflessioni. Organizziamo. Abbiamo la necessità di passare a un'organizzazione capillare. Io sono reduce di un fronte nemico. Io ho scelto di andare da volontario a fronte nemico. Lo dovevo fare perché all'orizzonte abbiamo un appuntamento importante, che sono le elezioni europee, per le quali si richiede organizzazione e anche un grande investimento economico. L'occasione del collegio di Monza Brianza era e stata un'occasione fondamentale. Non ho mandato Ismaele Lavandiera, il quale si era messo a disposizione. Non ho mandato Laura Castelli, la quale anche in quella che è oggi il suo ingresso e il suo ruolo ha detto: io sono pronta, perché comprendo che rispetto ad altri se c'è da fare un sacrificio per dimostrare a tutti che io ci sono in modo autentico e sincero, lo faccio. L'ho fatto io. Perché? Perché il risultato di Monza rispetto a quello che è l'orizzonte europeo richiedeva un risultato autentico, cioè la simulazione del massimo sforzo organizzativo e politico come quello che è in programma per le europee. E io sono una persona che quando c'è un fronte che non ti è amico, dal quale se ti va bene rischi di uscire ferito, non mando gli altri, ci vado io. Cosa oggi mi ha garantito questa competizione a Monza? Mi ha garantito un quadro che riguarda le scelte che dobbiamo fare per gli europei. Tenete conto che noi abbiamo stimato da soli quel collegio con l'1,5. L'1,8 è un dato risicato. Se fosse stato il 3, il 4 era una forbice, una forchetta di garanzia. Questo cosa significa? Significa che noi abbiamo già una certezza. E la lista da soli, come Sud chiama Nord, sarebbe un suicidio.
e il test di Monza è servito per asseverare. Questo lo voglio dire senza guardare i mezzi termini. Direte, era necessario affrontare l'elezione a Monza, spendere 80.000 euro perché tanto abbiamo speso? Ma voi pensate che l'occasione, quella di un vero test, che ovviamente è autentico, vale 100 sondaggi, ma soprattutto ci ha posto in una posizione che ci ha allargato gli orizzonti, come ha ricordato bene poco fa Laura, perché grazie a quella competizione elettorale noi abbiamo aperto il fronte al nord in varie regioni. Ho il piacere di confrontarmi con Umberto Bossi e anche la soddisfazione di vivere personalmente alcune dinamiche che diversamente non avremmo avuto modo di poter vivere e quindi farle diventare tesoro per il movimento. Certo che è indispensabile. Ovviamente lasciamo ad altri, soprattutto quelli che sono abituati al sistema vai avanti tu cretino che viene da ridere, oppure a quelli che la rivoluzione la vogliono fare seduti dal divano cambiando canale. Lasciamo stare a coloro che per Ignavia e per Pigliatteria non ci mettono la faccia perché hanno paura di sbagliare. Quello che è il flop, lasciatelo ad altri. Quello che vi posso dire è che questa esperienza per il nostro movimento era ed è e vedrete sarà indispensabile. Rispetto a questo quadro dovremo fare un percorso e prendere delle decisioni. Chi deve prendere? Guardate, io adoro Marchion con anima, e riporto nel mio libro anche quello che era il suo modo di pensare e di agire e quella che è la solitudine di un leader, come lui correttamente la riportava e la riporta anche in questo mio libro. Io vivo spesso la solitudine della decisione, perché poi quando si tratta di arrivare a delle decisioni è più facile di se, di ma, di forse, di però e il ma. E la speranza che qualcuno decida per te e domani tu non possa avere il problema di doverti giustificare per la tua decisione. Io questa decisione la voglio prendere con tutti voi. Ecco perché abbiamo tracciato una roadmap del processo. Con tutti voi chi? E andiamo all'argomento principale di questa assise regionale. Noi dobbiamo arrivare all'Assemblea Nazionale del 4 marzo del prossimo anno a Roma con un sistema costruito da una base territoriale e che porti a un vertice più rappresentativo possibile di tutti i territori. Per fare questo bisogna ora sbracciarsi e iniziare o potenziare
le attività di tesseramento. Tesserarsi, far tesserare, costituire i nostri comitati ovunque è fondamentale. È una lezione che ho imparato da Monza e che senza organizzazione non vale da nessuna parte. Io devo ringraziare e fare un applauso al nostro onorevole Peppe Lombardo. Vuole che piange, perché rappresenta anche lui anche qualche pena razzistica quando a fine agosto, perché guardate che io la campagna elettorale che ho fatto alla fine è stata 25 giorni spontanei, perché l'arco dei 60 giorni ho continuato a fare il sindaco, ho fatto i miei sera al conservatorio, ho fatto altro e 25 giorni sono stato spontanei, ma per iniziare quel percorso, anche per avere un buco per fare un comitato elettorale, abbiamo dovuto subire da ben due agenzie il no a voi non ve lo affitto. E poi l'hanno affittato a Dalia. Eccomi, e ci vuole la piacere, non è possibile che ancora qualcuno fa queste distinzioni, sia a Monza è così. C'è ancora chi lo fa, una parte minoritaria rispetto ai tempi in cui mio padre sbarcò al quartiere San Rocco nel 58 e rimase per quasi tre anni in una baracca di 20 metri quadrati senza cucina, senza servizi igienici, con altri tre colleghi perché c'era fame e faceva il muratore. I tempi sono diversi, ma quello è il collegio limite. Chi vuole completare la propria formazione, se oggi dovessi dare un consiglio, candidatevi nel collegio Monza Brianza e capirete tante cose della vita di cui prima avevate sentito solo parlare. 4 di marzo a Roma è un sabato, questo già lo potete segnare nel vostro partito, chi lo può segnare? Ve lo dico subito. Il percorso che noi vogliamo fare è il seguente. Vi abbiamo dato già un calendario. Non è un calendario formale, guardate, anche perché questo movimento dobbiamo lavorare tutti quanti per spersonalizzarlo da tutti i punti di vista. Noi abbiamo il congresso per statuto, tranne modifiche che vanno comunque approvate dalla commissione garanzia dei partiti, fissato per settembre 2024. Quindi noi dobbiamo avviare, siamo obbligati ad avviare il percorso organizzativo che ci porta al congresso, perché noi abbiamo fatto l'atto costitutivo il 25 giugno del 2020. Ebbene, inizia questo percorso che ovviamente ci porta anche a una fase di reggenza del movimento sul territorio. Abbiamo stabilito le tappe per tutte le assemblee che si terranno in ogni provincia e inizieremo proprio da la prima data che vedo, è sabato 11 ad Agrigento, e già lo dico agli amici di Agrigento, sabato 11 cosa succederà in questa assemblea? In questa assemblea ci sarà, ovviamente ci saremo tutti noi per incontrare i sostenitori e tutti coloro che voi ritenete di far partecipare a questa assemblea. È un'assemblea aperta, si apre la fase della tesseramento e dell'organizzazione finalizzato al congresso. Saranno 9 assemblee fissate già da calendario, provincia per provincia. Rispetto a tutto questo poi ci sarà anche un altro passaggio che faremo,
perché ci tengo a presentare il nostro libro, Non tutto è successo, in tutti i teatri della Sicilia, e lo faremo dal 14 di dicembre al 22 di dicembre, anche non solo per presentare il libro, ma per farci gli auguri di Natale, ma anche per incontrare, se è l'occasione, se serve, anche altri, magari amici che vogliono qualche approfondimento, vogliono fare qualche ulteriore approfondimento. Questa fase si chiude il 31 di gennaio. Il 31 di gennaio si chiude questa fase che porterà all'elezione dei coordinamenti comunali, provinciali e regionali. Quello regionale è stato già fissato, come tutte d'altronde le varie tappe, al 24 di febbraio. Il 24 di febbraio ci sarà il coordinatore regionale di Sud-Chiamarò e il coordinamento regionale. Qual è il meccanismo che sarà ora messo in piattaforma e quindi il regolamento che riguarderà questa fase? Noi vogliamo premiare coloro che realmente si impegnano a fare gli apostoli, coloro che costituiranno la loro associazione con i loro scritti e che faranno ovviamente cose in questo. Il meccanismo è meritocratico, è basato sul numero dei comitati che saranno costituiti ed è basato anche sul numero dei tesserati. Chiunque con questo meccanismo può diventare protagonista degli organi del movimento, non solo provinciale, ma anche regionale. Pensate che uno degli elementi che abbiamo inserito come esempio, i primi 10 comitati che a livello regionale hanno il maggior numero di iscritti, a prescindere da dove sono, a Graniti, piuttosto che a Fiume di Nisi, ci darà a caso per me lo modo. Il diritto entrano in quello che è il comitato regionale. La stessa cosa avviene su base provinciale, non ricordo se abbiamo visto il 3 o il 5, comunque che si distinguono per il numero di iscritti, automaticamente vanno lì. Non esiste l'assomiglia a tutti, questo lo voglio chiarire una volta per tutte, non esiste lo stratismo nei confronti degli altri. Danilo l'ho accennato e io ve lo dico in termini chiari e definitivi. Le regole che abbiamo messo non prevedono che chi ha la maggioranza prende tutto. Chi ha la maggioranza prende proporzionalmente quello che gli tocca. Se in una provincia c'è 10 e ci sono 3 gruppi, per fare un esempio, un gruppo a 60, un gruppo a 3, un gruppo a 1, nel comitato di reggenza provinciale avranno proporzionalmente lo spazio tutti quanti. È ovvio che chi ha 6 deve pesare per 6 e quindi esprimerà il coordinatore provinciale. Su questo non ci sono dubbi. D'altronde voglio raccontarvi un attimo un pezzo della mia storia proprio su questo. Fiume di Nisi. Io nel 1998 all'improvviso mi trovai candidato a sindaco. Perché all'improvviso? Perché chi si doveva candidare a un certo punto ha avuto un brutto malore e per motivi di salute non si è potuto candidare. Io pensavo che ero fuori dalla Tunisia e in giro per l'Italia a fare lavorare. Mi hanno chiamato nottetempo e mi sono dovuto candidare. Ho perso l'elezione. Signore, io che
Tu venissi per me l'obelico del mondo, come lo è per ogni sindaco del proprio comune, quasi se lo fosse possibile. Io ho perso la decisione a casa mia. Ora, sono andato in minoranza. Ma voi pensate che io, perché ho perso le elezioni, ho preso armi e bagagli e me ne sono andato da Fiumicino? Me ne sono andato a abitare in un altro posto? Ho sputato sul Fiumicino? No, in quel momento vuol dire che la comunità non mi vedeva ancora maturo per quel ruolo. E io ho fatto il consigliere di opposizione. Nel 2003 ho vinto le elezioni contro il sindaco che era stato eletto nel 1998. Allora vedete, è questo il confronto. Non è che essere parte minoritaria in un organismo è una bestemmia. Questo è il pensiero di tutti coloro che non hanno voglia di fare gavetta, di tutti coloro che pensano che con le scorciatoie intanto si ottengono le posizioni. Non è così. E soprattutto non è neanche pensabile che ci sia l'opposizione, l'opposizione o il veto della minoranza nei confronti di amici che da qui al 31 di gennaio decidono di portare avanti questo progetto assieme a tutti noi. Queste sono le questioni sulle quali non c'è da pensare. Fortemente per tutti, per i pionieri, ai quali dico sempre, prendete l'esempio anche io, fatelo, non pensate, come dico io nel mio libro, che è bello fare il leader, è bello il ruolo di Catero Veruta. Io in questo vi voglio dire e vi voglio sottolineare. Io mi sono sempre messo in gioco in qualunque competizione elettorale. Io che potevo campare di rendita politica non l'ho mai fatto, perché non voglio essere il cattivo esempio per gli altri. Voglio avanti, cattivo, non devo capire. Quando abbiamo lanciato il nostro Federico Basile al sindaco di Messina, ciao Federico, io non ho fatto il leader stando in segreteria e occuparmi di quello che ovviamente nella mia posizione fosse più giusto che facessi. Io oltre quello mi sono candidato al consiglio comunale dopo aver candidato tutti i miei amici, tutti, voi lo sapete, io mi sono candidato pure per dare l'esempio. E nonostante ho candidato tutti i miei amici, eppure a Beata Clementina sono uscito al primo assoluto. Non avete scuse. L'essere pionieri non significa che si campa di rendita in un territorio. Io non l'ho fatto e voi non lo dovete fare, perché questo è veleno per il movimento, per la crescita del movimento. È veleno, è ancora pochissimo capace. E poi ci porta quelle perdite di tempo cercando di far levare sul sentimento. Io vi voglio bene a tutti, vi amo, ma se voi mi amate e mi volete bene, e allora dovete spalancare le porte del vostro cuore a tutti gli altri ed essere
voi che siete i pionieri, l'esempio dell'accoglienza nella nostra grande famiglia. Voi dovete essere lì. Questo sarà un momento, quindi, di radicamento. Noi abbiamo bisogno, perché vedete, Monza, ritorno lì, va a votare il 20%, 120.000 voti pari. Lo sapete quanti iscritti ai partiti ci sono a Monza nella piazza? Quasi 12.000, tra tutti i partiti di centrodestra e centrosinistra, 12.000. Lo sapete che significa? Che è bastato mobilitare gli iscritti con le loro famiglie per arrivare a quel numero, e basta, quindi che spazio doveva avere, dove era la mia rete, la mia organizzazione. Noi qui che giochiamo in casa, è ovvio che ora dobbiamo avere la capacità di fare la stessa cosa, giusto? Ecco ora quale diventa la scommessa. Questo lo voglio dire partendo da tutti i colleghi sindaci, che non è possibile che tanti di voi si professano su Chiama Nord e non siete iscritti al partito. Non è possibile, basta. Non è possibile che tanti di voi si professano su Chiama Nord e non mettono la quota al partito. Vedete, è ufficiale e nei nostri statuti lo diciamo sempre. Noi abbiamo i deputati, verso il 25% in questo momento, perché per statuto è il 15%, ma quando ci sono competizioni elettorali in quell'anno, sovracomunali, lo dice il nostro appunto, il sodalizio che abbiamo sottoscritto, in quell'anno si versa il 10 in più, e loro sono stati fortunati. Il cadere è sempre campagna elettorale. Capisci? Bravo! Perché si sono trovati! Siamo grandi di seguito! Signori, il 25% dell'indennità lotta lo sapete quant'è? Lo sapete quant'è o no? Cioè, quando qualcuno dice che fa i conti in tasca a noi, bene, facciamoli alla luce del sole i nostri conti in tasca. I nostri deputati versano il 50% netto della loro indennità al partito. Lo volete capire o no? Questo perché non vogliamo finanziamenti da lobby e da clienti strani, perché la nostra libertà non ha affetto! E quello che fa la differenza! Ecco perché noi dobbiamo andare a lavoro! Gli amministratori locali hanno la stessa impostazione, versano il 10% dal statuto e nella fase in cui ci sono competizioni elettorali come queste versano il 15%. E quindi questo che cosa significa? Significa che all'obiettivo, noi per fare le europee abbiamo bisogno di 3 milioni di euro, 3 milioni di euro. E sarà il lancio ora delle donazioni che noi chiederemo a tutti. 3 milioni di euro. Vedete, se ciascuno di noi si iscrive, va il proprio comitato, e io non è che posso guardare, accettare ancora la discussione. Per fare il comitato ci vogliono 300 euro. Scusate, ma io che a questa data, e lo sanno tutti e lo ripeto sempre, in questo progetto da quando abbiamo iniziato l'attraversata del deserto con Sicilia Vera, 18 marzo 2007, ad oggi ho anticipato 2 milioni e 200 mila euro con bonifico ogni anno a finanziare, me lo sono potuto permettere, attenzione, perché ho ascoltato il consiglio di mia madre,
che prima di gettarmi o non mi sono gettato nei miei corpi in politica se non avevo un mestiere. Mi amava da buona contadina, non gliene fregava niente che io ero deputato, ma gli interessava che fossi laureato. Vedete, anche questo va portato nel libro, ce ne sono le vita, ce lo sono tutto per me. Attenzione, l'ho fatto con tutto il cuore. L'ho fatto con tutto il cuore. E lo continuo a fare, ma ci sono limiti di legge che non si possono superare. Io ho già raggiunto i 100.000 euro di donazione che nell'anno 2023 potevo fare. Si può versare, lo dico a tutti coloro che stanno preparando gli assegni. Non dovete fare assegni o bonifici dell'importo superiore a 99.999 per l'esattezza, perché sono vietati i contributi superiori a 100.000 euro. Però però potete in famiglia fare 99.999 a testa. Come prevede la legge, attenzione, lo possono fare marito, moglie e figli maggiorenni. Quindi eventualmente se avete intenzione di dare di più, sappiate che la legge consente anche questo. Questo è un obiettivo. È un obiettivo che vedete al 4 di marzo condizionerà anche le scelte che dobbiamo fare. Perché dite, signori, quando parliamo di 3 milioni di euro per fare una campagna elettorale europea, parliamo solo della campagna mediatica, dei vaccini e nient'altro. Pensate che parliamo non si sa di cosa, questo per chiarirci. Quindi facciamo campagna elettorale francescana, e di questo ovviamente voglio anche ringraziare tutti i volontari, quelli che sono venuti a Monza per fare il loro supporto morale. Bastava anche a Monza, come voglio dire, perché tanti di voi, senza che fosse stato chiesto, sono venuti a spese proprie anche per un sostegno morale, che è sentito, te lo dico con molto onestà. Quindi un obiettivo economico c'è, e inizia il percorso delle richieste, anche dei contributi sono deducibili perché siamo iscritti all'albo dei partiti, quindi è ovvio che parte nelle forme di legge, chi fa può dedurre la donazione. E il compito nostro è cercare in giro, non fare come stuari, chiedere a testa alta un sostegno per un progetto che oggi piaccia o non piaccia è il progetto che ha riscosso la maggioranza politica da un punto di vista di competizione elettorale in Sicilia, e che dobbiamo portarlo in tutta Italia. Noi non vogliamo soldi solo dalla mafia e dai mafiosi, soldi da loro. Non vogliamo soldi da imprenditori che pensano con un bonifico di potersi comprare la nostra benevolenza in qualche amministrazione comunale. Lo voglio dire a voce alta perché ho respinto tante di queste così piccole proposte. Chi vuole fare un bonifico al movimento, sia imprenditore, sia un lavoratore indipendente, sia chiunque sia, lo faccia come un testamento per i propri figli e per i propri nipoti. E quindi chiariamo già questo aspetto. L'altro aspetto, l'organizzazione, che oggi si apre col tesseramento e con la costituzione delle associazioni provincia per provincia, e che parallelamente già Laura ha cominciato a tracciare il percorso in altre regioni, e che ci porterà come obiettivo il 4 di marzo ad essere presenti come obiettivo
in tutte le regioni d'Italia? Ovviamente sì, almeno in due terzi delle province italiane ovviamente sì, e con almeno 50.000 iscritti in tutta Italia ovviamente sì, perché anche quello, se noi vogliamo, si può fare. Tutto dipende da ciascuno di voi. Questi sono obiettivi che il 4 di Danilo è venuto per dire. Vede, ho chiesto se tesseravo, perché io ho detto, noi scherziamo sempre, lui ancora deve scontare il suo YouTube, che non è quello che vuole, perché lui alla Camera e Francesco Gallo al Senato. Io l'avevo chiamato già Francesco Gallo dicendo: senti, senti, ti candidi al Senato, volevo mai pensare. A questo ne avevamo sempre due. Volevo mai pensare che Danilo la giudice mi dicesse no. Dimenti, vergogna. C'è una la candidatura alla Camera dei Deputati, perché voleva stare a mio fianco, e io, la persona coerente che gli ho detto, siccome ho preso l'impegno, vedete, le cose le possiamo raccontare, perché noi abbiamo una coerenza per la quale non abbiamo mai stipulato. Io ho preso l'impegno nella lista di Luca Sindaco di Sicilia di non candidare deputati uscenti. E quando Danilo mi ha opposto il suo rifiuto, ho detto: guarda, io ti voglio ricordare però che ho preso un impegno qua, e la mia faccia va oltre l'amore che ho nei tuoi confronti, perché ti ho cresciuto, la mia coerenza. Quindi sappi, e gliel'ho detto subito, che tu ti prendi la responsabilità e anche quindi le conseguenze di essere candidato nella lista Sicilia Vera e non nel brand su cui stiamo comprando, quanti termini mediatici. Ha voluto rischiare, e l'applauso se lo vediamo. Questa è la coerenza, la possiamo raccontare. Ecco perché non è più il momento di valicare personale. Rispetto a questi obiettivi, quindi, c'è un grande lavoro da fare. Parallelamente abbiamo anche da strutturare il movimento giovanile, che è fondamentale per noi. Io esco da quell'esperienza del movimento giovanile, esco ora dal movimento giovanile della Democrazia Cristiana insieme a Francesco Gallo. Lui pensava nel 91 era il mio segretario provinciale del movimento della Democrazia Cristiana, io ero nel direttivo provinciale, rappresentavo allora la filiera ionica, pensate un po' la storia. E parallelamente deve partire il tesseramento che riguarda i giovani, che è lo stesso identico tesseramento, attenzione, solo che in base ora anche qui a una decisione che si prenderà di under 30, facciamo un esempio, che si tesserano, e lo si può fare da 16 anni in su, automaticamente costituiranno il movimento giovanile e automaticamente avranno anche la rappresentanza nei nostri organismi, avranno una loro struttura, per come è giusto che sia. Io ci credo al giovanile e soprattutto credo molto ai giovani che oggi guardano con grande interesse il nostro movimento e le nostre attività. Quindi altro elemento che da questo punto di vista è fondamentale. Io ho cercato di toccare tutti i punti che avevo così messo in conto di affrontare con tutti voi. Dovete avere ora non il credo a fondo per tutto, questo ve lo voglio dire, perché sta parlando comunque il candidato alla presidenza della regione,
che ha preso il 26% del consenso in Sicilia e sta parlando la prima forza politica in Sicilia. Quindi qua non c'è il credo, qua c'è la consapevolezza del concetto di destra. Noi dobbiamo essere consapevoli di quello che siamo, e la nostra eccessiva umiltà non ci può portare a far scattare la sindrome del nanismo solo perché abbiamo perso la faccia dei confitari. La ricordati che Daphne Mussolini ha preso 250 voti il candidato a consiglio comunale nel 2013-12, poi ne ha preso 2013, ragazzi, perché poi si è votato nel 2018. E allora Daphne Mussolini ha preso 270 voti per l'esattezza candidato al consiglio comunale di Messina nel 2013. Poi si è candidata in una delle nostre liste nel 2018 e ha preso 200 voti. Chiaro? Poi si è candidata da assessore uscente e ha preso 600-700 voti, 500, dice Cipolla, assessore uscente, e poi magicamente ha preso 260.000 voti al Senato. Due mesi dopo che ne ha presi 500, signori, ecco perché vi dico, mentre noi siamo soggetti che ci legittima il popolo, infatti Borrelli, per avere la nostra stessa esenzione per la raccolta delle firme alle europee, guardate quanti tradimenti ha dovuto fare. Quando eravamo seduti al tavolo, questo faceva con un tono incazzato, perché io gli dicevo no, il centro non mi piace, le sedute spedite che non mi piacciono, e queste sono riunioni che c'è puzza di naftalina, e questo si incazzava, sempre di più. Perché? Perché a quel tavolo ero l'unico che esistevo con perugia ripresa, ero l'unico che aveva i requisiti, lui non ce li aveva, di poter essere il soggetto che metteva a disposizione il requisito che noi con il popolo abbiamo conquistato, cioè l'esenzione della raccolta delle firme. Per presentare la lista alle europee ci vogliono 35.000 firme a collegio, sono 5 collegi, cioè 190.000 firme ci vogliono, vi rendete conto? Ebbene, noi abbiamo l'esenzione della raccolta firme perché? Perché la legge dice che la forza politica che elegge con proprio contrassegno almeno una rappresentante alla Camera o al Senato, per legge, o rimangono meno, per legge, basta che abbia ottenuto almeno un seggio, esentato. Quindi noi ne abbiamo presi due, e comunque al di là che Francesco Vado, a cui facciamo un saluto e un applauso, ovvio che noi rappresentiamo una forza politica che è indispensabile per qualunque scenario si va a praticare. Cosa ha dovuto fare Renzi per avere il nostro requisito? Guardate il parallelismo. Lui, da buon maestro di palazzo, perché quello sa fare, quello è bravo, quello è il numero uno, quello è l'Oscar, come si muove lui nei palazzi? Nessuno, ve lo assicuro. Lui, per avere lo stesso requisito che abbiamo noi, ha dovuto consumare tre tradimenti, pugnalare un collega di riunione, di seduta, di tavolo, di trattativa, e ora avere da parte del Presidente del Senato la deroga per spaccare il gruppo attuale, pensate, con Azione, e dare la denominazione al nuovo gruppo al Senato, che sarà la denominazione che poi avrà la lista all'Europea. Pensate quante cose ha dovuto fare, quanti delitti si sono consumati rispetto a noi che l'abbiamo avuto grazie al popolo. Noi siamo questo, e non siamo
democrazia sono finalizzata alla propria tasca. Noi abbiamo questo elemento ed è ovvio che nel quadro complessivo sarà fondamentale. Concludo con questo mio invito di cuore a tutti. Organizzatevi in ogni comune e in ogni condominio. Iscrivete i nostri simpatizzanti. Se io ho avuto 510.000 preferenze, vuol dire che in giro c'è tanta gente che ci ha votato e che va a cercare oggi per uno sforzo in più. Ecco perché quando io parlo di certi numeri, non sono numeri lontani dalla nostra realtà. Perché dire 50.000 tesserati in ambito nazionale significa andare a coinvolgere solo in Sicilia già il 6-7% dell'elettorato che ci ha votato. Ma ciascuno di voi deve fare. La responsabilità ora è di ciascuno di voi. Faccia questo sforzo. Questo diventa la base per arrivare definitivamente a prendere le nostre decisioni. Il percorso è tracciato e di conseguenza io vi do appuntamento nei rispettivi territori per le date già fissate. E invito tutti quanti a contribuire affinché l'organizzazione di questi eventi sia esaustiva. E a tutti quanti dico, aprite le porte del movimento. Questo è un investimento che va al di là di tutti noi. Io probabilmente non godrò di quelli che sono gli effetti di un'azione politica così dirompente, perché ci aspetta anni di lavoro duro, ci aspetta un ruolo di protagonismo che richiederà da parte nostra anche possibilmente e probabilmente di stare blindati, però so che ci aspetta la responsabilità di riscattare questa terra e restituirla ai nostri figli e ai nostri nipoti come la terra delle